a tutti, oggi nuovo video, ho un po' di tempo perché sono di riposo, per cui ho intenzione di girare uno, due, barra tre video, adesso vediamo perché è a casa anche Nicole, dobbiamo finire di fare anche un po' di cose assieme per... Ottimo, ovviamente, questo è lui con il trattore, giustamente, guarda che devo fare dei video, mi chiudo in camera, sì. Io spero che non dia troppo fastidio in caso rigirerò questo video, speriamo di no. Però siccome ho comprato tantissime cose in quest'ultimo periodo, in questi ultimi giorni, in queste ultime 2 settimane, diciamo, ho un casino in camera. Sono stata una settimana in ferie, ma in tutta la settimana non sono riuscita praticamente a dedicarmi un attimo a quelle che sono le mie cose perché avevamo miliardi di cose da fare in giardino. Il tempo, vabbè, non è stato dei migliori e quindi appena c'era un attimino di tempo per poter fare qualcosa fuori, dovevamo correre fuori e lavorare. Avevo un sacco di cose da fare in casa, insomma, non sembra, ma una settimana di ferie, se si ha una casa comunque da mantenere, se si ha un giardino bello grande, se si hanno diversi altri impegni extra lavoro, passa in un lampo e non si fa un cazzo. Infatti io sono un po' tristina, diciamo così, perché ho detto, cavolo, ho appena finito una settimana di ferie e non me ne sono neanche accorta, veramente. Quindi, vabbè, domani si torna al lavoro, non ho minimamente voglia. Ho detto, tiriamoci su un po' il morale con qualche acquisto. E vi mostro quindi subito che cosa ho acquistato da Eurospin. Tra l'altro, in realtà avevo altri video da farvi vedere, quindi io spero di recuperarli e di riuscire a mostrarvi anche quei video, lo spero tanto, perché purtroppo ho avuto, non so se ve l'ho detto in qualche altro video, un problema con il PC e ho perso tantissimi tantissimi video, praticamente tutti gli ultimi video dell'ultimo anno, che erano quelli che erano rimasti in stand-by perché appunto avevo il canale in stand-by. Tra questi ci sono anche dei video che riguardano appunto la parte skincare, bio, acquisti acqua e sapone, quindi cose che mi interessava comunque mostrarvi. E quindi boh, adesso vediamo se riuscirò a recuperarli, se no in qualche modo vi farò un altro video cercando di mostrarvi tutto. Se poi vi interessa, pensavo anche di fare un video con tipo la sistemazione delle cose in bagno, calcolate che io ho un bagno molto molto piccolo, quindi forse può essere utile a qualcuno come ho sistemato le cose per organizzarsi nel bagno, così come magari la beauty collection o skincare collection che sia, insomma, quindi tutti i vari prodotti delle varie categorie che possiedo e calcolate che per quanto riguarda il make-up ne ho veramente zeffe. Però insomma sono un po' titubante perché teoricamente non so se potrei mostrarvi tutto quanto, anche se insomma dovrei essere libera di fare quello che voglio, però vabbè. Per quanto riguarda la parte skincare, si è visto un'ombra a dorso nudo passare fuori, era lui. Per quanto riguarda, dicevo, la parte skincare, pensavo di farvi davvero una sorta di skincare collection, quindi tutti i vari prodotti divisi per categorie. È un video che ho visto da un'altra ragazza che adesso mi sfugge il nome, e mi aveva incuriosito molto perché ho detto, ah, ma allora non sono l'unica pazza che ha le scorte di roba a più non posso, come se non ci fosse più un supermercato aperto da qui ai prossimi 20 anni. Vabbè, comunque. Quindi tornando a noi e a Eurospin, ho comprato alcune cosette perché ne avevo sentito parlare molto bene e mi incuriosivano, nonostante io non ne avessi assolutamente bisogno, e questo precisiamo perché ovviamente ho altri prodotti in uso aperti. Eurospin in realtà è anche abbastanza comodo per me perché ce l'ho sia vicino a casa mia vecchia, dove abitavo con mia mamma, che vicino alla casa nuova qui. Che gioia! Io veramente spero che voi sentiate, cercherò di alzare un po' la voce e spero che non vi disturbi troppo, però più che chiudere le finestre e chiudere la porta, non so che altro fare, d'altronde bisogna lavorare, quindi non posso dirgli stai zitto, muto, spegni, perché devo fare video, quindi non si può.
Dicevo, ho acquistato diversi prodottini perché hanno sentito bene, parlare bene in diversi video, blog, ho visto diverse recensioni, quindi ero molto molto incuriosita da questi prodotti e li ho voluti prendere. I primi prodotti sono della linea Fior di Magnolia. Io in realtà di Fior di Magnolia ho provato diverse cose nel corso degli anni. Ecco qui. Dicevo, ho provato diverse cose nel corso degli anni, ma senza fare assolutamente attenzione ai inci, ingredienti e quant'altro. Era, diciamo, il supermercato più vicino a casa che avevo e molto spesso capitava che quando dicevo a mia mamma comprami, che ne so, lo struccante che mi sta finendo, piuttosto che un bifasico perché mi sta finendo, senza troppe pretese, a seconda di dove lei andava a fare la spesa, se andava per esempio all'Eurospin, magari lo prendeva lì, se andava invece all'Acquasapone e gli dicevo prendimelo, e in quel caso faceva lei, e non è che a meno che gli davo io, dicevo guarda prendimi questo specifico, se no gli dicevo guarda quello che c'è che costa meno, che è un'offerta, e faceva lei. Quindi è capitato che avessi in casa dei prodotti già di Fior di Magnolia, che ho utilizzato, tra cui un detergente delicato che ho in bagno, e vi mostrerò nei prodotti finiti perché mi manca un dito, ma non è bio. Sia ho provato shampoo e balsami vari, di cui non ho assolutamente memoria, quindi niente di eclatante. Ecco, sono sicuramente prodotti assolutamente low cost, proprio a bassissimo costo, ma ovviamente non hanno tutti i buoni inci. Questi invece sono assolutamente certificati bio. Quindi questi è proprio la linea specifica di Eurospin bio, quindi non è la Fior di Magnolia classica di cui si sente anche parlare in realtà non bene, ma questi sono i prodotti, questi qua col packaging bianco e verde, proprio bio di Fior di Magnolia. Questa linea contiene, oltre a questi tre prodotti, anche la crema mani, che io però non ho preso perché non sono un'utilizzatrice di crema mani, ecco, quindi mi arrangio con quelle due che ho, o eventualmente aloe o oli, insomma, non sono un amante delle creme mani, non le utilizzo praticamente mai, le lascio scadere, per cui era inutile che la comprassi. Mentre questi prodotti sono tutti prodotti che io utilizzo molto molto spesso. Quindi sono l'acqua micellare bio a tripla azione con estratto di magnolia, succo di aloe ed estratto di rosa damascena. È certificata ICEA, quindi comunque ha la certificazione bio, come vedete qua, qui. Ed è un'acqua micellare, 12 mesi dall'apertura, pau di 12 mesi, sono 200 ml, pagata qualcosa come 1,99 euro se non sbaglio. Adesso purtroppo di questi sì, ho buttato via lo scontrino perché ho fatto proprio la spesa e quindi non l'ho conservato, però era assolutamente bassissimo il prezzo. Di quest'acqua micellare ho sentito che non strucca benissimissimo, quindi magari per i trucchi un po' più forti waterproof va utilizzato qualcos'altro in aggiunta, ma è un prodotto che per il prezzo che ha va benissimo, cioè gli ingredienti sono buoni, sono ottimi, fa il suo dovere, si sa che se costa così poco forse qualche pecca un pochettino può avercela. Io non l'ho ancora provato, quindi non vi so dire, sono tutti prodotti nuovi, quindi è un video haul, vedrete poi recensioni o quant'altro. Ma ripeto, mi incuriosiva. Poi io di acqua micellare ne faccio fuori proprio a bizzeffe perché comunque è lo struccante che preferisco. E di solito uso acqua micellare, a volte ho un bifasico appunto per i trucchi un pochettino più strong, e detergente. Quindi sicuramente uno dei prodotti che utilizzo di più nella mia routine, ecco. Quindi ci sta, 200 ml, un ottimo prezzo, il Pau anche non è male, ottimo, sono curiosa di provarlo. Dopodiché ho preso il tonico. Il tonico ne avevo sentito parlare un po' meglio rispetto all'acqua micellare, anche questo sempre certificato ICEA, ha una scadenza di 12 mesi, sono 150 ml ed è sempre con estratto di magnolia, malva e rosa damascena, quindi la rosa c'è in entrambi, anche la magnolia, qua in più c'è la malva, quindi un po'
calmante, lenitivo, quindi va bene, diciamo, magari per i rossori del viso, e io dopo lo struccaggio tendo ad avere comunque la zona delle guance arrossata, che è quello che non mi piace alla fine della mia pelle struccata, è che non è omogenea, ha i pori dilatati ed è un pochettino arrossata, quindi il colorito non è uniforme, non è tutta bella compatta, ecco. Quindi sto cercando di trovare una skincare routine che mi porti ad avere questo tipo di vantaggi poi finali, di obiettivi. L'obiettivo è quello, arrivare ad avere una pelle sicuramente senza rughe, perché ovviamente con i 30 anni iniziano a uscire le prime rughe e la fronte mia ne è particolarmente soggetta. Non mi piacciono neanche queste, però per il momento non sto utilizzando delle cose specifiche per le rughe, ma cerco sempre comunque sì dei prodotti non specifiche, scusate, ho sbagliato il termine, non intensive, non di filler, non delle cose aggressive che vanno ad agire proprio sulle singole specifiche rughe, ma un complesso di ingredienti anti-age, quello sì, in generale, nelle creme mi piacciono, li utilizzo. Sto utilizzando un siero, ho dei contorno occhi anti-age, ho diverse creme. Cerco di alternarli a qualcosa di più purificante, quindi solitamente utilizzo prodotti specifici per la pelli miste barra grasse, quindi qualcosa di più purificante, di astringente, durante, diciamo, il giorno, skincare giornaliera, mattutina, e qualcosa invece di più ricco di nutriente anti-aging invece per la sera, generalmente, però quello ve ne parlerò poi nel video della skincare. Mi perdo via come sempre. Quindi dicevo, di questo tonico ho sentito parlare molto bene e quindi anche di questo sono curiosa di provarlo e poi vi farò la mia recensione. I tonici sono uno di quei prodotti che mi piacciono da morire perché mi sanno di, non so come dirvi, di elisir di bellezza, un qualcosa di super leggero, di facile utilizzo, di pratico utilizzo. Un qualcosa che non mi stanco mai di utilizzare e che mi va sempre, cioè se a volte con l'inverno, con la pigrizia, al mattino non ho voglia di stargli magari a lavarmi il viso, incremarmi, una cosa che invece faccio sempre è proprio passarmi il tonico. L'ho iniziato a utilizzare da poco, nel senso che comunque io prima, non avendo una skincare routine, non mettevo manco la crema, cioè era già bello che ogni tanto mettevo la crema, questo stiamo parlando di non tanto tempo fa, per farci un'idea. Non ho mai avuto questa fissa, mi è venuta un po' ora. Ma da quando ho iniziato a fare questa routine, o comunque sto cercando di utilizzare sempre tutti i prodotti per quanto riguarda la cura del viso, compreso il tonico è sicuramente uno di quelli che mi piace di più utilizzare. Quindi sono sempre alla ricerca di buoni tonici viso. Questo è riequilibrante. Qua vediamo cosa c'era scritto. No, qua a triplazione. A triplazione in che senso? Ma certo, perché strucca, deterge e idrata. Ovviamente invece questo è riequilibrante, quindi va benissimo anche per il mio tipo di pelle. E per finire la crema. Anche di questa crema ho sentito parlare molto 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 bene. Questa è sempre certificata ICEA. Mi piacciono anche i packaging, devo dire, di questi prodotti, non sono per niente male. La confezione è così, è un 50 ml. Vediamo se metterà a fuoco. Eccola qua, ce l'abbiamo fatta dopo tipo mezz'ora, finalmente mette a fuoco. Questo è l'Inci. E anzi no, non è vero che è l'Inci, che cacchio vi dico, l'Inci è qui. Non so se avrete visto qualcosa, lo spero. Dicevo, mi piace il fatto che le creme siano 50 ml, quindi belle piccoline, compatte, perché sono comode. Mi piace proprio l'idea di avere un qualcosa di piccolino. Anche questa al prezzo sui 2 euro e qualcosa.
mi sembra sì, 2-3 euro la crema e 1 euro e qualcosa, 1,90 euro tonico e struccante, se non sbaglio. Poi, sempre l'Eurospin, ho preso altri due prodottini, sempre bio, sempre con buonissimo INCI, prodotti da Pierpaoli. Pierpaoli è un'azienda italiana con sede a Senigallia che produce diverse linee di prodotti bio, eco-bio naturali, tra cui appunto questa linea che si trova da Aerospin che si chiama Natura Bella Baby in questo caso, che quindi è una linea specifica per i neonati, per i bambini. E voi direte, ma perché cacchio? Ci devi dire qualcosa? Aspetti un bambino? No, non ancora, fortunatamente, non è il momento, direi. Ma perché ho preso questi prodotti? Per usarli ovviamente su di me, perché come sapete i prodotti dei bambini, se fanno bene sui bambini e se vanno bene per loro, vanno benissimo anche per noi. E anzi, sono prodotti molto più delicati, se sono certificati, che vanno benissimo insomma sulle pelli sensibili. Ho visto questi due e mi hanno subito incuriosito. In realtà ce n'è un altro prodotto, sempre di questa linea, che è la crema all'ossido di zinco, che non ho preso perché era un po' titubante, ma che voglio andare assolutamente a prendere, perché anche di quello ho sentito ottime recensioni. È una crema che vi E segnalo. che vi consiglio perché comunque ho sentito ottime recensioni anche di quella, ma che io appunto al momento non ho preso, ma voglio andare a prendere. In compenso, appunto, ho preso questi due. Questa è quella crema idratante e lenitiva per pelli sensibili con estratti da agricoltura biologica. È, come vedete, appunto prodotta da Pierpaoli. I valori di nickel, cromo e cobalto sono inferiori allo 0,4, sì, non contiene parabeni, non contiene coloranti, PEG, silicone, paraffina, insomma, è un prodotto che va benissimo. E questa crema è idratante e lenitiva per pelli sensibili, arricchita dalla presenza di estratti biologici di calendula, camomilla e malva, quindi tutti ingredienti calmanti, lenitivi, delicati. Aiuta a lenire e prevenire gli arrostamenti della pelle. Io l'ho presa perché prima di tutto non è. Sì, c'è scritto baby, ma dice per pelli sensibili. Si può utilizzare, come dice, dopo la detersione sul viso e sulle diverse zone del corpo che hanno bisogno di idratazione o che sono appunto sensibili. Siccome appunto diceva che si poteva utilizzare sul viso, quindi come diciamo crema idratante, l'ho presa per questo motivo. E parla di lenire e prevenire gli arrostamenti della pelle. Quindi ho pensato di utilizzarla come crema notturna, prevalentemente perché sarà abbastanza ricca, poi comunque la proverò e vi dirò, per il periodo invernale. O come crema trattamento, diciamo così, per quelle volte che appunto ho bisogno perché mi vedo irritata piuttosto che arrossata e quindi voglio andare a lenire un pochettino la mia pelle, a idratarla e a lenirla e a rimuovere, a curare un pochettino i rossori che ha. L'unica cosa che non mi piace di questo prodotto è il PAO perché è di soli 6 mesi, quindi non la posso utilizzare come una crema, come si dice, passepartout, no, neanche una crema diciamo del momento, quindi all'evenienza, ma devo inserirla in una routine specifica e aprirla e terminarla perché purtroppo in 6 mesi ho paura se la uso solo sui rossori, solo al bisogno, di non riuscire a consumarla. Quindi la proverò e la testerò proprio come crema idratante, lenitiva, notturna, appunto, credo. E vi farò sapere. Sono 100 ml questa invece, quindi il doppio di una crema viso classica, di un formato classico. Il packaging è adorabile. Cioè sia la confezione esterna, questa qui, che questa. Vedete? È assolutamente adorabile, mi piace tantissimo con sugli animaletti e anche quella all'ossido di zinco ha lo stesso packaging, diciamo così, cioè sempre così colorato con gli animaletti, molto baby, ma i prodotti per le linee in generale dei bambini hanno sempre dei packaging bellissimi che mi attirano sempre, poi dicono Martina non hai 2 anni, rampa fuori dalla crisi. Questa però, ripeto, non era specificatamente per l'uso del bambino. E quindi,
cioè proprio dietro non è indicato, mentre su quella all'ossido di zinco c'era scritto per il cambio pannolino, su questa non era indicato qualcosa che mi indicasse l'uso esclusivo sul bambino, quindi ho detto sì, ci sta. E comunque anche di questa avevo sentito delle recensioni positive, quindi davvero mi piace molto, anche tipo sull'app che sto utilizzando molto in questo periodo, che sto consultando in continuazione per tutto quello che riguarda i prodotti per la cura della persona, che è Greenity, di cui magari vi parlerò in un altro video, anche lì ho sentito ottime, ottime, ottime recensioni su questo prodotto. E sentito, letto in quel caso. E dicevo, sono 100 ml ed è un PAO di 6 mesi, che quindi l'unica pecca è un pochettino quella, che ha un PAO molto ridotto per una quantità così ampia, però si può utilizzare anche sul corpo, quindi eventualmente se vedo che mi sta per scadere, non l'ho ancora aperta ma già penso a quello, se vedo che stanno passando i 6 mesi e ne ho ancora parecchia, la si può utilizzare anche appunto sul corpo. Il prezzo di questo è veramente irrisorio, 2 euro qualcosa, quindi anche questa assolutamente consigliata. Quindi se siete mamme e avete bisogno di prodotti per la cura del vostro bambino, andate certi e fidatevi di questi prodotti, perché risparmiate ma sono molto validi. Io sicuramente per mio figlio, quando ce l'avrò, mi affiderò a questa azienda e a questi prodotti, perché sono certa, diciamo, che saranno ottimi. Per finire ho preso anche l'olio per il corpo, eccolo qui. Questo perché l'ho preso? Perché volevo un olio per il corpo, un olio da tenere in doccia e da utilizzare sia come detergente che come idratante. E l'olio ha ovviamente entrambe queste proprietà, quindi si può utilizzare sia per detergere viso e corpo, sia come idratante, perché l'olio appunto apporta nutrimento e idratazione alla pelle, rendendola bella liscia e setosa. Anche questo ovviamente sempre certificato ICEA, vegan, che ha gli stessi, vedete, simboli, certificazione anche qui, e con oli da agricoltura biologica, dice, per pelli sensibili anche questo. Di questo dice come modo d'uso che si può utilizzare per la pulizia del corpo del bebè, vabbè, quindi versare alcune gocce di prodotto su un dischetto di cotone e detergere delicatamente la pelle, oppure per il massaggio, versare alcune gocce del prodotto nel palmo della mano e massaggiare con delicati movimenti circolari. Quindi perché no, come vi dicevo, sia per uno che per l'altro. Il massaggio non ci avevo pensato perché non mi piacciono i massaggi, però magari per qualche massaggio sensuale potrebbe andare bene anche per quello. Lo vedo bello liquido, vedendolo così. Anche questo non l'ho ancora provato, ma è mia intenzione infilarlo subito in doccia. Questo sono 250 ml, 12 mesi di PAO, e dice 98,3% di ingredienti naturali sul totale e 95% di ingredienti biologici sul totale, meno l'acqua, vabbè. Quindi mi incuriosisce molto anche questo, il prezzo è sempre bassissimo, 1 euro qualcosa, 2 euro qualcosa, quindi ottimo. E niente, questo è tutto, quindi questi erano i prodotti bio che potete trovare all'Eurospin per la cura della persona e del vostro bebè, o comunque per voi, e sono veramente prodotti super super low cost, che quindi vi consiglio di provare, perché gli ingredienti sono ottimi. Ovvio, un prodotto può a una persona piacere più o meno, perché siamo tutti diversi, abbiamo tutte esigenze diverse, quindi una pelle mista può essere più o meno tollerante a uno specifico ingrediente, a un elemento all'interno di una crema che sia naturale oppure no, cioè nel senso non siamo tutti uguali, purtroppo o per fortuna, per cui a seconda insomma di quello che la vostra pelle ama, tollera o non tollera, si svilupperanno in voi diverse preferenze. Però, cosa dico io? Se so che ho speso poco, anche se quel prodotto magari non mi ha fatto impazzire, lo so, l'ho provato, l'ho testato, lo accantono e via, cioè la volta dopo non lo ricompro più, però so che almeno non mi sono messa in faccia e non ho utilizzato sul mio corpo qualcosa che ha creato dei danni, o comunque non buono, cioè nel senso la cosa secondo me da tenere a mente e che piace pensare a me è se costa poco, perché, o costa uguale, perché devo prendere un prodotto che non è
naturale rispetto a uno che lo è, a parità di prezzo, a parità di effetti, a parità di tutto. Naturale o non naturale, se devo scegliere, vado sul prodotto naturale, è ovvio. Ovvio, se tutti i prodotti cosmetici naturali, bio, eco-bio, eccetera, eccetera, costassero tutti tanto, probabilmente nessuno passerebbe più al bio, probabilmente. Ma se abbiamo la possibilità, adesso più che mai, di trovare ottimi prodotti a bassissimo prezzo, perché non provare? Io ci farei un tentativo. E soprattutto sono molto contenta di vedere qui su YouTube video relativi a Eurospin, perché io e mia madre ci siamo sentite dare addirittura delle barbone perché facevamo la spesa all'Eurospin, e non vi sto parlando solo di persone bigotte che non capiscono niente, ma anche da persone strette, persone che frequentiamo, amici, parenti o quant'altro, che al solo sentire Eurospin gli viene in mente Discount dei poveracci. E ti guardano come se andassi a fare la spesa veramente non so dove. La gente ancora non ha capito che sì, ci sono determinate cose che magari non sono buone, ma bisogna essere anche intelligenti e saper scegliere. Io, in base ai vari posti che ho nel vicinato dove poter andare a fare la spesa, ho le mie scelte. Quindi so che se vado all'Eurospin non prenderò tutto, per esempio carne, pesce, verdura. Robe fresche probabilmente no, ma ci sono tantissime altre cose che costano meno e che mi fanno risparmiare e che sono di un livello comunque alto, cioè io non vado a prendermi la Barilla, per dire, come pasta che costa tanto, se so che posso trovare, dico la Barilla, ma perché è la prima che mi è venuta in mente, se posso trovare l'Eurospin Tre Mulini, che è una pasta altrettanto buona. A mio parere, vado a risparmiare. Bisogna saper scegliere, bisogna saper guardare bene e bisogna, facendo ovviamente un po' di prove, perché magari non sempre ci va bene, magari ci va male la prima volta che facciamo una spesa sfigata, prendiamo delle cose che non ci piacciono, basta, cataloghiamo l'Eurospin come merda e non ci andiamo più. No, non è così. Anche io ho preso delle cose di cui non mi sono trovata alla fine soddisfatta. Stiamo parlando sempre di cibo, in questo caso, o prodotti appunto super low cost per la cura della persona, che si sa che se vai a prenderli in un discount e non sono conosciuti, non sono marchiati, non hanno le loro certificazioni, vai a prendere una cosa che potrebbe non andare bene. Potrebbe, ma poi ci sono le eccezioni. Idem dicevo per il cibo, non sempre ho fatto delle spese con roba buonissima. L'ultima volta ho preso una confezione di albicocche, non vedevo l'ora di mangiarmi queste albicocche perché finalmente è arrivata la stagione e la frutta estiva è sicuramente la frutta che io preferisco. Queste cazzo di albicocche non ce n'era una buona, facevano tutte cagare. Al contrario, le pesche erano una delizia, ce ne siamo scorpacciate in 2 giorni praticamente. Quindi anche lì dipende. A me non piacciono le etichette, diciamo così. C'è chi fa quelli snob che no, io ho la spesa solo all'Esselunga. Va bene, vai a farti la spesa dove cavolo vuoi, ma la cosa importante è sempre il rispetto e l'intelligenza di capire che ci sono cose valide, buone, anche nei posti dove costano meno, perché low cost non vuol dire per forza merda, e questo dobbiamo averlo imparato in generale per tutto, nei cosmetici, nel cibo, in tutte le cose funziona così. Quindi ci sono cose che costano poco, che sono certificate, ingredienti buoni, naturali, che hanno un buon valore e che costano poco. Ben venga. Niente, dopo questo pippone che ci voleva proprio, però ci tenevo perché veramente mi dà fastidio quando c'è chi disprezza i discount perché dice che c'è solo merda, quando non è così. A me dà molto fastidio e quindi ci tenevo a ribadire questa cosa per chi magari mi conosce e ha deciso di guardare questo video, e anche insomma per chi mi segue è un messaggio che voglio che sia chiaro. E niente, questo è tutto e alla prossima, un bacio.